Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su Yo-Kai Watch 3. Siamo tornati con Freik, finalmente era da un po' che me lo chiedevate, perché in effetti siamo andati molto avanti con Luna e invece Freik è rimasto un po' più indietro. Già qui accanto potete vedere quello che dobbiamo fare quest'oggi, ma come al solito vi ricordo di lasciare tantissimi bei pollicioni all'insù per questa serie e mi raccomando, qua sotto in descrizione trovate i link per i miei social e per la maglia che in questo momento non ho perché non posso metterla sempre, ma ehi! Aspettate un attimo, è proprio qui. Cosa ho qua? Cos'ho qua? Una maglietta! È una maglietta bellissima, una maglietta di Freik. Trovate il link, ovviamente, qua sotto in descrizione e io adesso la lancio. Perfetto, possiamo cominciare il nostro episodio. Allora, dobbiamo dare un tramezzino gustoso a Tomnian. Io già l'ho comprato perché ho fatto un po' di acquisti, ho fatto un po' di lotte, ho fatto un po' di catture, perché appunto lottando ho trovato un po' di roba. Però, allora, al momento ho due nervi macio. In realtà sicuramente li toglierò, quindi per adesso ne sto lasciando solamente uno. Vediamo un po' appena troviamo qualcosa di più interessante. Direi di andare da Tomnian, quindi let's go. Yeah my friend, fidati, hanno dei tramezzini gustosi davvero delicious. Che ne dici my friend, me ne porti uno? Please my friend. Consegna. E tieni, tramezzino gustoso. Grazie my friend, ora pappa tutto mio. Non ho mai visto nessuno mangiare in modo così vorace. E invece... Sì, signore! My friend, è davvero squisito! Miau, la pancetta è così croccante, il pomodoro è dolce e succoso. Ah, sembra così buono. My friend, questo è con il roast beef e miau, lizioso. Le mie papille gustative non riescono a gestire tutto questo tripudio di sapore. Bravo, bravo, Tomnian. My friend, really? Che bocconcino succulento. Ed era solo l'antipasto. Qui negli USA c'è così tanto da gustare e assaggerò tutto grazie a te. Per il momento però, goodbye my friend. No, ma io volevo che diventassi mio amico. Se n'è andato. Già. Io non ho ancora assaggiato nulla. Andiamo a comprare un altro? E se n'è andato veramente. Ha trovato Omnian però. Attenzione. Possiamo andare a cercarlo ancora. Chissà dove è andato. Certo, sarà andato lì a sinistra. Chissà se dobbiamo comprarne veramente un altro. Vediamo se lo troviamo di nuovo qui al mercato. Altrimenti possiamo andare avanti con la storia. Perché dovevamo in realtà andare nell'ufficio di nostro padre. Ho notato che qui a sinistra c'è un bel tasto cambia. Ok. E ci dice quindi che cosa fare nell'altra missione. Ok, qua non c'è in realtà. L'icona l'ho cambiata. Vediamo, aspettate un attimo uscendo se mi dice che cosa fare. Visita l'ufficio di papà, mentre se io faccio così c'è scritto trova Tomnian. Ma non c'è... Aspettate un attimo. Perché io ho già tutta la mappa allargata. Mi piacerebbe avere Tomnian come amico. Però lui è andato da questa parte. Mica lo troviamo di qua. Sembra che non ci sia qui. Non credo che sia qui. Allora mi sa che dobbiamo andare avanti con la storia. Andando nell'ufficio di nostro padre. Perché io... Allora, io non vedo nessuna freccia blu. Quindi andiamo nell'ufficio di nostro padre. Ok. Magari è andato sotto? No, sembra proprio di no. Vabbè, andiamo nell'ufficio di nostro padre. Che era una cosa che già dovevamo fare da un po'. Eccoci qua. È molto diverso. Valdoro Commercio. È molto diverso dallo scorso. Ci sono... Ma... In questi schermi ci sono robe. Ok, andiamo dal nostro babbo. Eccolo qui. Ehi, come va? Wow, Freik, che bello vederti. Ti stavo aspettando. Da un po' in effetti. Avevo già visto il tuo ufficio a Valdoro. Ma questo è completamente diverso. Che forza. Sapevo che ti sarebbe piaciuto impure stile USA. Sono contento che tu sia riuscito a vederlo con i tuoi occhi, Freik. Con un ufficio del genere sono sicuro che lavorerò ancora meglio. Ho triggerato qualcuno. Oh, Luke, guarda un po' se questo non è il figlio di Mr. Adams. Sì, signore. Sicuro, questo è il mio son? Strano, ieri mi veniva così naturale. Well, I'm Freik, piacere di vederti. Well, compare. Wow, certo che parli proprio come un native, great. Fantastico, ho imparato una lingua in un baleno. Qui c'è lo zampino di qualche yokai che conosciamo. Dici? A quanto pare mi viene naturale. Ehi, hey, Whisper, perché papà... Sembra che il linguista abbia smesso di incantare tuo padre e abbia cominciato a incantare te da quando siete diventati amici. Esatto. Sorry. Eh sì, mi sa che proprio ha cambiato amico.
Adesso sta solamente con noi. Peccato, probabilmente creerà un po' di problemi a nostro padre, che però se ne frega e gioca a baseball con noi. Ok. Vai Nathan, vai Frake. Frake, chi c'è? Ah, sono Austin e Buck. Voilà, ti va di giocare? Ti sei già fatto degli amici, Frake? Grandioso! Sì, più o meno. Ottimo, coraggio, vai a divertirti con loro. Boys, tenete Frake lontano dai guai, ok? Secondo me non sono loro che lo tengono lontano dai guai. Al contrario, mi sanno proprio dei tipi che ci vanno dietro ai guai, nel senso che li rincorrono loro stessi. Alright, sì, come no. Dai, andate, ci vuole proprio subito adesso che vadano a fare i guai in giro. A proposito, Frake, hai mica sentito qualcosa di strano da queste parti? Qualcosa di strano? No, non ho sentito niente, perché? Si mormora di strani rumori metallici. L'hai detto? Rumori tipo clang, clang, che vengono dal nulla. Ma che è un terremoto? L'hai chiamato? È proprio questo. Hai sentito? That's it. Siamo tutti stanchi di questo mystery. Scommetto che qui c'è lo zampino di qualche yokai. Al momento non abbiamo prove che possano confermarlo. Raccogliamo qualche informazione e vediamo se riusciamo a trovare degli indizi. Attenzione, l'FBI! Ma ci sta seguendo, sono sempre dietro di noi. Hai sentito, Blatter? La trama si infittisce. Deve esserci una connessione con quell'UFO. Credo che questi rumori metallici richiedano ulteriori indagini. Certo, e il modo migliore per iniziare è leggere l'ultima copia di Fancy That. Metti via quel ciarpame, Blatter. Questa è una vera investigazione, andiamo. Povero Blatter, viene maltrattato sempre. Blatter, sono con te. Intreccio storia attivato, bene. Quindi l'abbiamo attivato andando avanti con Luna. E vediamo che cosa abbiamo sbloccato. Ma questo. Questo Fancy That è quello che ha ricevuto Luna. Che cosa? Che succede, Whisper? Hai sempre gli occhi incollati a quello yokai pad? Frake, guarda! Che c'è? La rivista tanto leggendaria ed esclusiva quanto il suo nome? La rivista del mistero. Fancy That. Fancy That? È un nome bizzarro, gna. Bizzarro? È in inglese, dovevo aspettarmelo, non tutti sono acculturati come il sottoscritto. Questa rivista non si trova nei negozi, è super rara. Gli arretrati sono ancora più rari, dei veri e propri tesori. Quindi ritieniti fortunato se riesci solo a sbirciare le sue pagine pregiate. Devo ricordarmi di ringraziare lo yokai che ha caricato questa edizione da Valdoro. Ma è Yusapion! Insomma, che cosa ha di interessante? Sono lieto che tu me l'abbia chiesto, Frake. Perché si dà il caso che questo numero parli proprio di Arachidia? Arachidia? Da quando Fancy Death ha parlato degli strani avvenimenti nella città, Arachidia è diventato un luogo di interesse per i fan del mistero. Sul serio? Secondo Fancy Death, Arachidi ospiterebbe un gigante misterioso. Questo è il genere di contenuti che pubblicano. Misteri affini. Un gigante. Ad Arachidia. Ci deve essere una connessione con questi misteriosi rumori metallici. Oh, adoro i misteri, le cose si fanno interessanti. Andiamo a cercare indizi in giro per la città. Ok. Avvistato misterioso gigante. Ah, inizio. Guarda nel menu missioni. Assolutamente, attiviamo questa navigazione. Corrono invece in città a proposito di alcuni misteri. Sei in grado di risolverli? Prova le missioni misteriose. Nel corso delle missioni misteriose dovrai cercare degli indizi. Gli indizi possono essere degli oggetti o delle testimonianze. Usa la navigazione per aiutarti a rintracciare gli indizi. Va bene. Al lato destro della lista missioni. Ok. Trova tutti gli indizi e svela il mistero. Quindi se io vado nella schermata missioni, il lato destro non c'è. Qual è il lato destro? Fancy Death Magazine. E ne abbiamo uno, va bene. E questo qui lo sappiamo. Se vado da questa parte, no. Cosa? Ah, questo è quello della bici che abbiamo fatto. Eccolo! Fancy Death. Ci sono tre indizi da dover trovare. No, già è attiva, quindi possiamo andare. Perfetto. Allora, già ne vedo ben tre. E quindi andiamo. Uno è proprio qui vicino, quindi scendiamo da questa parte. E andiamo in questa bandierola azzurra. Chissà che indizi saranno, testimonianze o oggetti? Eccolo. Ma che è? Uno pneumatico gigante. Stelle e strisce, questo affare allucinante. Che succede? Avete visto questo ingranaggio? È enorme! What? È enorme!
Spuzza di petrolio. Sì, ha un odore molto pungente, ma soprattutto che ci fa qui? È soprattutto un ingranaggio di quelle dimensioni, uccide le persone. Probabilmente è stato lasciato qui dal gigante. Dobbiamo cercare aiuto, help! Ha lasciato il gigante, come fa a esserne così sicuro? Ah, primo indizio. Grande ingranaggio, va bene. Il primo indizio è andato, sopra ne vedo già un altro, quindi io salirei da questa parte subito. Ho la squadra sistemata per bene, perché si sta parlando così tanto di questo gigante. E io ho una mezza idea di chi potrebbe essere, da questo primo indizio, dagli altri, e soprattutto da quello che abbiamo fatto già nella serie a Puni Puni. E anche a Weeble Wobble in realtà. Quindi ho già una mezza idea, ma scopriamolo insieme. Wow, questa sì che è una gomma. Ah, questo è uno pneumatico. Quindi l'ingranaggio di prima era grande quanto uno pneumatico. Oh mio Dio, che succede? Scommetto che non avete mai visto una gomma così grossa before. Wow, come c'è finita lì? È stato il gigante, ci puoi giurare. Lo vado a dire a un adulto. Questo pneumatico puzza di petrolio. Ci deve essere una correlazione con il gigante. Ok, secondo indizio, tutto puzza di pneumatico qui, Va bene. Quindi, saliamo da questa parte. Perché ho visto già da questa parte che c'è l'ultimo indizio. Se non sbaglio, nella lista degli indizi erano 3. Quindi questo dovrebbe essere l'ultimo. Quindi, andiamo. Accanto alla centrale di polizia. La centrale di polizia non si chiede niente del fatto che volino oggetti così che... What? Questa è no... Ma lei è Portalia. Ehi, hey, Portalia. Salve. Che succede? Wow, una lastra d'acciaio gigantesca. Deve essere caduta quando lui è passato dal portale. Portale? Portalia, infatti. Ehi, Frank, non ti sembra di riconoscerla? Sì? Paola Portalia, che ci fa qui negli Stati Uniti? Oh, sei tu, che coincidenza. Sono qui per condurre delle ricerche sui portali bizzarri. Ce ne dovrebbe essere uno qui ad Arachidia, ma non riesco a trovarlo. Ora che sei qui, però, mi aiuterei a cercarlo, vero? Non startene impalato, diamoci una mossa. Insistente come sempre. In realtà siamo un po' occupati al momento. Ma probabilmente vuol dire che il gigante è entrato dal portale. Quindi tutto coincide. Non ditele di no. Beh, allora continuerò la mia ricerca. Frank, andiamo a cercare altri indizi sul gigante. Ok. Ma no. Ah. Non hanno proprio capito. Un ingranaggio mastodontico, un gigantesco pneumatico e un enorme lastre d'acciaio. Abbiamo raccolto tutti questi indizi giganti, ma sono solo degli abnormi rottami. E puzzano tutti di petrolio. In che modo sono correlati con un gigante? Ehi, Frank! Hello, come butta? Austin, Buck, ho delle novità. E gli spiego un po' la situazione. Ma che diamine? Il Clang Clang è colpa di un gigante. E sta lasciando rottami in giro per la città, really? Come fanno a crederci? Ehi, Frank, non senti un odore strano? Sì, sono questi rottami, puzzano tutti di petrolio. È lo stesso odore che c'è al vecchio deposito di rottami, sure. In quel caso, potrebbero venire proprio dal deposito di rottami? Deposito di rottami? È al centro di riciclaggio, tutto a ovest fino a dove riesce ad arrivare. Lo chiamano centro di riciclaggio, ma è un big ammasso di cianfrusaglie. È pieno di auto vecchie e other things, accatastate come dei tronchi. Un riferimento a Stranger Things. Se questi rottami sono stati davvero lasciati da un gigante, deve essere venuto dal deposito di rottami, ci potete giurare. C'è solo un modo per scoprirlo: andare a caccia di guai, quindi. Ok. Allora, ragazzi, il gigante dovrebbe trovarsi lì. Oddio, non lo so. Risolvi i misteri seguendo lì. Ah, ok. Va bene. Intanto, però, andiamo al deposito di rottami. Quindi, seguiamo la nostra freccia blu. Però utilizziamo la bicicletta, una volta che l'abbiamo ottenuta e possiamo andare con la bicicletta, facciamo molto più in fretta. Ragazzi, come vi stavo dicendo, deposito di rottami, ci dovrebbe essere il gigante, abbiamo trovato tutti gli indizi eccetera, mi sa che adesso ci sarà qualche cosa. Lui mi sa che è esatto. Ok. Pensavo fosse... in un'altra zona della città, invece è proprio durante... cioè dentro la città. Bla bla bla. Senta, bla bla bla, non avrei molto tempo, però... Ehi, aspetta! Vuoi davvero entrare ora? Nessun ripensamento, è tutto pronto? Più avanti c'è un luogo molto pericoloso, un cosiddetto covo. Se questo ti preoccupa, ti darò qualche informazione utile. Ti interessa? Era quello che stavo dicendo. Secondo me qui c'è qualcosa di davvero difficile da affrontare. Apri bene le orecchie, ascolta. Nei covi troverai tantissimi nemici. In più, non potrai usare il diario.
Assicurati che i tuoi yokai abbiano sempre abbastanza punti di salute. Puoi usare il cibo. Tuttavia, oltre ad essere dispendioso, potresti non averne a sufficienza e in tal caso ricorda di sfruttare le loro abilità di recupero. Hai uno yokai che usa tecniche di guarigione in squadra? Gli yokai che usano tecniche di guarigione riduzionano PS agli alleati. Vabbè, sì, lo sappiamo. Bella domanda. In questo covo c'è uno yokai che adora curare gli altri. Perfetto! Come si chiama? Ah, giusto! Kantan. Se non vuoi affrontare il covo senza supporto, puoi cercarlo in città. In giro potresti trovare Tortastra. Anche lei sa come curare gli alleati. Ah, ok. Non è che ce l'ho già Tortastra. Facciamo così. Andiamo. Allora, lo posso vedere da qua. Però vediamo se posso vederlo qui. Collezione. Sì, posso vederlo qua. Beh, contrito. Esatto, ce l'ho Tortastra. Anche se è a livello 1. Wow. Ripristina gradualmente PS se timer movimento è attivo. Ah. Ok, not bad. E ha cura. Tortastra la vorrei inserire allora. La posso inserire? Rumorio? Rumorio no. Allora, inserisco Tortastra al posto del secondo Nervi Macio. È ovvio che non mi va di tenere due Nervi Macio e Liler in panchina. È vero. È vero. Sì, è vero. No, Blue, please. Non adesso. Non adesso. Saresti davvero troppo difficile per me. Non entro qui dentro prima che c'è qualcosa che poi non mi fa uscire. Allora, vado a inserire subito Tortastra, che ho trovato così in giro durante i miei allenamenti. Ok, Fiammocchio. Fiammocchio, scambia yokai. E membri del team. Sì, togliamo lui. Scambia. E mettiamo Tortastra. Dov'è? Eccola qua. Ok, anche se è a livello 1, quindi non è proprio il massimo. Magari le diamo una sfera. Diamo una bella sfera. Dovrei avere qualcosa. 50 punti esperienza? Beh, sì. Beh, sì, dai, un altro. E un altro ancora, dovremmo esserci. Perfetto, dai, almeno a livello 5. Perfetto, perfettissimo, andiamo. Ritorniamo nel covo. Ok. Param pam pam pam. Param pam 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 parara 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 papà parara parara. E no, prima che poi c'è Omblu che mi devasta. Ok, di qua, grazie mille per tutti gli aiuti che ci hai dato. Per una volta ti sei reso utile. Eccoci. Se siete pronti possiamo andarci right now. Ok, mettiamo questo mistero a tacere forever. Yeah, e se risolviamo questo mistero, domani saremo heroes. Come on, mettiamoci in marcia. Ok. E andiamo. Forza, Freck, seguiamoli. No, mi raccomando, ragazzi, tenete fuori dai guai il nostro caro Freck. Qua c'è qualcosa che sicuramente si potrà togliere da qualche parte. Qui c'è... Cosa ci potrebbe essere qui? Un quiz cartello in mezzo? Un quiz cartello in mezzo! Ok. Vediamo qual è. Quiz cartello! Allora, in realtà non ci serve tantissimo un quiz cartello adesso. Tribù generosa porta la terra, ama l'ambiente. Terrio porta la terra? Terrio? Non lo so. Non ho idea. Sbagliato. Ok. In realtà non lo so al momento e quindi lo lasciamo lì com'è. Salve Rumorio. Anche perché non so se Terrio qui si può trovare. Alright ragazzi, direi di mettere se ne togliamo uno. Ok. Aia, direi di scambiare loro. E fare così. Ok. Vai. Perfetto. Lui è pigro. Dai Tortastra, facci vedere come sai curare la gente. Anche se in realtà al momento non c'è nessuno che ha bisogno di cure. Ma va bene. Gibanian è totalmente nascosto dai Nervi Macio. Ok, però sale di livello. Spaghetti alla bolognese. Attenzione!
Cantan, anche lei, o lui, o tutti e due, insomma, curano. Sì, facciamo amicizia con... Cantan. Tutti e due. Cantan. Ok, abbiamo trovato un altro healer. Ok. Anche se ormai adesso ne abbiamo uno, quindi per adesso ci teniamo lui. Ok, scendiamo di qua, vediamo se c'è qualche oggetto qui. Da questa parte ce n'era uno, ma non si può accedere lì. Va bene. Se vedo nella mappa c'è un percorso quasi obbligato che mi porta a salire qua. Ma che diamine, quell'ammasso di rottami è moved. Il gigante ha un attacco di ira, help. Ok, siete pronti ragazzi? Allora, ciao. Ehi, Frake, sento l'odore di altri yokai, Nia. Una cosa è certa, dei rottami che si muovono da soli devono essere opera di uno yokai. Fa attenzione a dove metti i piedi, Frake. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi si può concludere qui, nel deposito di rottami, proprio con la puzza di petrolio, così nella prossima puntata affronteremo insieme, probabilmente, questo gigante. Non dovete assolutamente mancare nel prossimo episodio, se questo vi è piaciuto un bel pollicione all'insù, mi raccomando, tanti commenti qua sotto per farmi sapere se vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto, cosa vi aspettate da questo prossimo boss, e in descrizione trovate il link per i social, per le magliette. E per i social, già l'ho detto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.